Edoardo defende allora un gran gol che però non è bastato. Sì, è dura parlare di un gol che sicuramente mi fa bene, però la partita non è andata come pensavamo e abbiamo perso. C'è un grande rammarico per le occasioni mancate, però dobbiamo guardare avanti e guardare alla prossima e cercare di fare 3 punti, tutto qua. Raccontaci il tuo gol. È stato distinto, ho superato un avversario in corsa, ho visto il portiere un po' fuori e ho tirato di prima intenzione di punta sul primo palo e l'ho preso, mi sa, in controtempo e la palla è andata dentro. Adesso 2 trasferte difficilissime, Porto Cruaro e Siracusa. Vabbè, anche questa non era semplicissima, però ogni partita la giochiamo e daremo tutto. Questa partita siamo stati forse un po' sfortunati, abbiamo sbagliato un po' troppo e siamo stati puniti come è successo anche altre volte. Cercheremo a Porto Cruaro di rifarci e di metterci ancora qualcosa in più che sicuramente ci manca in questo momento. La sensazione è che con questo spirito di rivalsa, di voglia di fare, si possa veramente raggiungere la salvezza. Quello è l'obiettivo, noi diamo tutto, anche oggi abbiamo dato tutto, però gli episodi sono stati avversi e loro hanno sfruttato meglio quello che gli è capitato, noi abbiamo sbagliato, l'ultimo passaggio soprattutto, e la partita è andata come è andata, però è inutile star lì a pensare agli errori, bisogna solo guardare avanti, lavorare durante la settimana come abbiamo sempre fatto e prima o poi girerà, che devo dire, prima o poi girerà. Siamo tutti un po' amareggiati, però guardiamo avanti, ci sono ancora 14-15 partite, quindi guarderemo avanti e speriamo che vada bene, insomma.